Ciao amici, quanti di voi fanno fatica ad addormentarsi o hanno crisi di insonnia notturne? Succede anche a me ogni tanto, ma se diventa la regola, bisogna intervenire. Sì, ma che fare? Oggi lo vediamo insieme. Ovviamente sto parlando di usare rimedi naturali, senza controindicazioni, se non in casi particolari. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Perché un rimedio sia efficace, deve agire sia immediatamente che nel lungo periodo. Per migliorare la qualità del sonno e non danneggiare la salute come effetto collaterale. Da anni l'Istituto Superiore della Sanità ha lanciato l'allarme perché in Italia oltre 11 milioni di persone fanno uso di antidepressivi per dormire, che si aggiungono al 10% della popolazione che usa farmaci per dormire regolarmente ogni giorno. Pensate che solo a Milano vengono vendute 100 confezioni di sonniferi al minuto. Ma è terribile! Per fortuna la natura ci aiuta davvero. Ecco una ricetta fatta in casa, rimedio naturale anti-insonnia. Gli ingredienti di questa ricetta anti-insonnia sono due: banana e cannella. La banana è ricca di potassio e magnesio, minerali utili per il cervello che aiutano il relax. Per la ricetta si usa anche la buccia, che è più ricca di minerali della polpa. La cannella aiuta a regolare i livelli di zuccheri nel sangue. Una glicemia troppo alta o bassa impedisce al corpo di riposare correttamente. Ah, io non sapevo tutte queste cose! Sul mio canale ne trovi tante e per seguire tutte le novità basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Preparazione del rimedio anti-insonnia. Fare bollire un pentolino di acqua, tagliare a rondelle la banana con la buccia ben lavata e possibilmente bio. Cuocere la banana in acqua bollente a fuoco medio per 10 minuti, poi spegnere. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente, filtrare e aggiungere da mezzo a un cucchiaino di cannella. Quando si beve? Si beve almeno un'ora prima di andare a dormire, per una settimana, seguita da una settimana di pausa. Ah, noi ce la facciamo subito! Provate anche voi, amici, e nei commenti fatemi sapere com'è andata. Vivi sano e dormi bene con l'aiuto della natura. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!